passo stalle fatto e adesso direzione Grossgrockner. Mamma mia raga, che spettacolo, che spettacolo ste strade. Io so 55 km che sto camminando, ma qui il Grossglockner ancora non ho capito in dove cazzo sta. Che tra l'altro manco mi prende internet qua in Austria, non so perché, cioè la linea mi prende ma internet non va, no. Però qua vedo motociclisti, dovrebbe stare da ste parti in teoria. Sono 50 km davvero che sto a camminare, prima o poi porco due doveva scappare fuori sto cazzo de casello per il Grossglockner, dio buono. Noi camminiamo, prima o poi da che parte arriveremo, perché in teoria ci dovrebbe stare una sorta di casetta tipo autostrada, no? Che devi pagare il pedaggio. Io fino a ora non ho pagato niente, quindi te che paesaggi, mamma mia. Dove sei Grossglockner? Dove sei? Mamma mia! Ti vengono le vertigini da qua su! Porca troia! Qui davvero si cade giù e ti appena più, Te! Ho visto un cartello che indicava Grossglockner, solo che io cartelli che indicano Grossglockner li sto a vedere da chilometri e chilometri e chilometri. Vediamo un po'. Oh, guarda! Tocca continuare di qua noi, penso. Finalmente! Finalmente! Il Grossglockner! Siamo sul Grossglockner, ragazzi! Mamma mia!
porca puttana. Che spettacolo. Proprio bello qui, raga. Proprio bello. Dice di qua, noi andiamo di qua. Roba. 28 euro il biglietto, però i 28 euro meglio spesi della mia vita. Questo è il panorama che si vede. Mozzafiato. Mozzafiato. Spettacolo. Madonna, raga, non c'ho parole, non c'ho parole, veramente spettacolare, mamma mia. Di fronte a sto panorama ti senti una nullità, veramente, una nullità. Mo si sale su, si sale tutto quanto, cioè. Che roba, non c'ho parole, raga, veramente qualcosa di unico, mi vale tutti i 28 euro dal primo all'ultimo centesimo. Ma guarda che roba qua. E sinceramente vi dirò, mi frega un cazzo manco di farlo a cannone, perché questo l'ha goduto così, in tranquillità.
come esce l'acqua da qui? Sta squirtando. Ora si può tirare. Una tiratina ci sta tutta. Che spettacolo, mamma mia, che spettacolo. Questa ve la tolgo, tanto a galleria non si vede niente, però l'uscita ve la metto perché merita tantissimo. Guardate che spettacolo, che spettacolo, porca puttana. Solo qui queste cose si vedono, raga. Cioè, il passo dello Stelvio è bellissimo, ma questo va fatto assolutamente, assolutamente. Cioè, no, vabbè. Ma di che parliamo? Guardate che spettacolo. Cioè, raga, bellissimo. Com'è stata la strada fino a venire qua? Porca miseria. Madonna mia. Che spettacolo! Senza parole, raga. Qualcosa di unico. Che spettacolo! Mamma mia! Veramente senza parole. E niente, noi ci facciamo una pausa a pranzino, che da stamattina alle 7:40 che stiamo in moto. Che ne so, sarà l'una e qualcosa, eh. Quindi andiamo a mangiare qualcosa e poi dopo ripartiamo. Allora c'è un bel viaggetto, eh? Eh sì. Qui c'è una barca. Figo però, guarda che posto. Spettacolare. Ora ci fanno una bella magnata. Beh sì, un panino al suo ci sta tutto, eh. Mille. Dopo che mi sono mangiata 20.000 cerchi. Webcam. E qua c'è tutto il ghiacciaio. Ah, dopo sta bella mangiata qua su al Grossglockner, adesso si ritorna giù e penso che la vista sarà ancora più bella, perché possiamo vedere tutto quello che ci siamo lasciati alle spalle. Tanta roba, mamma mia. Guardate che spettacolo. Ora siamo quasi a Cortina. Il tempo per ora ha retto alla grande proprio. Quindi ragazzi, io direi che dopo questo bel giro ci possiamo salutare, tanto questa è la strada che abbiamo fatto all'andata, è la stessa. Quindi con questo sfondo io vi lascio, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, mettere like, di seguirmi su Instagram, trovate i link sia sul canale che sotto la descrizione del video per rimanere aggiornati su tutti i contenuti che porterò, comunque che faccio durante il giorno che magari non metto su YouTube. Ragazzi, io vi ringrazio, ringrazio i nuovi iscritti, vi ringrazio per il supporto. E di fronte a questo splendore
vi do un saluto, al prossimo video, ciao!